sono rimasto sorpreso, ecco, dalle dichiarazioni di Garcia, perché le ho trovate molto provinciali sotto tutti i punti di vista. Un entusiasmo il tuo mister Mario, che ci do, che ci do. Buongiorno Mario Di Nolfi. Meravigliosi, come state? Molto bene, tu? Tutto a posto? Ci siete mancati, tutti noi, insomma, non siamo molti, siamo più di uno, insomma, ormai il mio peso sulla bilancia ho visto che fa 2-3 persone, insomma. Quindi... Ah, 2-3, dal 2 esatto. Siamo arrivati al barra 3, quindi... Avete messo il bar al centro del villaggio, insomma, bravi, bravi, mi pare un'ottima soluzione. Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Ma smettila, ma smettila, abbiamo rimesso il parrucchino in testa a Conte. Era il bar, ecco. Era il bar, ce lo dovete dire, non era la chiesa, capito? Lo so, ed è dopo tanti anni, dopo che Conte ha rimesso il parrucchino al centro della testa, noi abbiamo rimesso il bar al centro della discussione sportiva. In realtà il bar ce lo riporta il tuo tecnico, che vuole travisare, esatto. Vuole travisare per forza quello che vuoi che travisare, per forza. Dite contro la Juve giocano mosci, quando tutti quanti si sa che vanno la Juve per fare bella figura. No, il riferimento di Garcia era molto preciso a quello che è successo realmente, cioè al Livorno, quindi l'ultima sfida, no? Insomma, al di là di quello che potrebbe fare. Ma che dici, è un po' più forte la Juve e il Livorno, che dici? Lascia perdere, Mario, non si parla del risultato, si dice, cioè, è proprio l'onore allo sport che guardava Garcia, perdonami. Vabbè. Perdonami, che poi tra l'altro campionati diversi dal nostro ci insegnano che può succedere anche il contrario. Per dire, andiamo in Premier, guarda il Sunderland, ultimo in classifica, che poi va a vincere sul campo del Chelsea. Ma infatti, lascia perdere, no? Io ricordo Lecce che vince a Roma, è stato divertentissimo. Esatto, può capitare anche quello quando la gente gioca, solamente che non sempre sia tutta questa, ma non per la Juventus, magari perché si pensa alla partita prossima. Fosse capitato alla Roma, magari non metteva comunque alcuni titolari, il tecnico del Livorno, non dico per la Juventus in generale, però è proprio il senso dello sport che viene un po' a mancare. Poi se non sei d'accordo, per carità, ognuno ha le sue visioni, No, ma che voi dite che lo fanno apposta per la Juve, questa è la cosa, non ha detto in generale, ha detto no, la Juve è aiutata, c'ha gli aiutini in più, quando giocano con la Juve non mettono la formazione migliore, attento Ma quello che è successo però, perché Mario. Insomma... Cioè, purtroppo è quello che è successo. Peraltro poi, visto che c'è, visto che poi c'è una giustizia, la settimana dopo, per dire, il Livorno ha scagliato pure col Chievo, perché poi alla fine tutto torna e quindi te lo meriti in qualche modo, no? Ecco, perché poi sei artefice del tuo destino, e quando il destino scarseggia un po' di dignità, secondo me alla fine i bassi fondi un po' te li guadagni. Ma si chiama turnover, quando la Juve deve affrontare una squadra minore e magari deve giocare in coppa. La Juventus, ma la Juve se lo può permettere il turnover, il Livorno che se può permettere? Ma cosa, che c'è 20 punti? Il Livorno Chievo è più importante di Livorno Juventus. Infatti hai perso, va benissimo così, continua e quello che ti meriti avrai, infatti mi sembra che non comunque, sia proprio benissimo. Comunque Sassuolo Juve, voi aspettate il miracolo del Sassuolo, ancora con sta chiesa che deve fare il miracolo, Ma quando? La chiesa già l'ha fatto il miracolo, ha pure beatificato tutti, sta buono, ma che questi sono giorni canonizzato, insomma, non beatificato, canonizzato, fa il solito errore, erano già beati, sono stati proclamati canonizzati, tanti. Poi domani parleremo anche di questo in ambiti diversi, quando tornerai nelle tue vesti, no? Ecco, insomma, serie. Oggi parliamo ancora un po' di calcio che ci piace, stempera un po' l'inizio anche della settimana. Anche perché stasera c'è la Juventus che deve giocare, esatto, insomma, esattamente. Siete tutti là in attesa a gufare. No. Io come al solito non la guarderò perché non mi interessa altro. Non la guarderai, io non fai la gufata. Non è che ho bitch volley solamente quando devo guardare La Grande Bellezza e non ho il tempo, ma pensi anche per il pallone. Tu pensi veramente che possa investire una serata a guardare la tua Juventus, ma cosa può fregarmene a me di guardare la Juventus ma contro Sassuolo? Mi ricordi poi, quando è che giochiamo? Non ricordo quando giochiamo la semifinale di Europa League. Quando è? Giovedì la giochiamo? Giovedì, sì, primo sì. Maggio, quindi su Coraggio nazionale. Esattamente. E perché ci hanno posticipato a lunedì se giovedì ci dobbiamo giocare la semifinale? Guarda, questo è perché, perché gioca il giovedì e così si riposa un pochino di più. Aveva giocato già giovedì scorso, deve giocare adesso, aveva giocato il giovedì quello scorso pure. Quasi sempre di lunedì gioca la Juventus in questo finale. Così una bella domenica sera era meglio, secondo me. Avevamo quattro giorni per preparare la fine della semifinale di ritorno, sarà durissima, che è il vero momento tragico. Sai che io rosico tantissimo se non ci qualifichiamo. Potete fare una richiesta, soffro tanto. Come lo vedi questo ritorno dopo questo 2-1 che insomma è un po' borderline, se vogliamo, dai. Vabbè, dai, se non battiamo il Benfica, se dobbiamo batterli, cioè, capito, in però casa, è andata, non hai battuto, dobbiamo vincere. È andata, abbiamo giocato secondo me una decente partita, poi dopo con due amnesie, questi hanno fatto due tiri in porta, cioè non è che è successo niente, hanno fatto due tiri in porta. Due tiri in porta, due gol, speriamo di essere un po' più attenti. Due gol forse evitabili, perché insomma almeno il primo ci sono almeno 7 errori
nell'azione che lascia staccare il giocatore del Benfica, e pure Buffon parte un po' lento, diciamo, c'è la verità. Insomma, non so come siamo in grado di... Insomma, la Juve che sta a macinare... Questo è per il tuo eventuale rosicamento in caso di uscita, insomma. Sì, sarà un grande rosicamento. Ecco, sappiate, io soffrirò moltissimo. Quindi potete tenervi questa carta di riserva. Il giorno che dovesse accadere, la puntata del venerdì, che è anche una puntata un po' casual, com'è? Ah no, il 2 non siamo in onda, però insomma sappiate che la prima occasione, ecco, il lunedì, quando faremo il collegamento calcistico, se sarò stato eliminato dall'Europa League, sarò molto sofferente. Molto sofferente. Allora, segneremo. Non sono uno di quelli che gode solo quando si vince, no, io soffro pure quando si perde. Vabbè, meno male, se no saresti veramente gratuito. Beh, no, voi avete questo meccanismo, voi godete quando si vince e quando perdete il calcio è truccato. Ma è il romanismo questo. Ma il romanismo è se vinciamo è tutto regolare, se perdiamo è truccato. Ecco, molto bene, grazie regia che parli grazie a me, ecco, insomma, anzi da parte mia, che è meglio così, alta voce, non posso esprimermi, ma i nostri blobbini sono eloquenti, vero? Ecco, questa sera ti vado a riportare le formazioni, dai, parliamo un attimino di questa gara di campionato, caro Mario, dovresti scendere in campo, così dice almeno il Corriere. Con i sedicenni, spero, dobbiamo rilassati. Con chi giochiamo? No, con Caceres, Ogbonna e Chiellini in difesa, Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio e Asamoah a centrocampo, Llorente e Tevez in attacco, quindi tutto... Ma abbiamo Isla, l'Ixtainer squalificato rotto, perché non gioca l'Ixtainer? Era squalificato perché la volta scorsa è stato ammonito mentre usciva dal campo, mi sembra. E Bonucci mentre era in panchina addirittura. Ma davvero? Ammoniti e per insomma erano diffidati. Una tragedia questa, Isla è di una povertà assoluta. Una volta all'anno capita anche a voi qualcuno ti salti un turno, può capitare. È incredibile, io capisco che tu sei disabituato, quindi ti giuro capisco, mi metto nei tuoi panni e dico certo, questo non è abituato, è come quando tutti i giorni ti dicono niente, di botto, sei un rompiscatole, come, non me lo dici mai, e quindi ci sta, però capita che ci siano anche i rossi, poi ecco. Poi se ti capita contro il Sassuolo neanche a farne una tragedia, insomma, poteva capitare. Beh, però sugli peggiori, esterni, no? Isla e Ogbonna, quindi al posto di due squalificati improvvisi Bonucci e Ligsteiner. Sì, esattamente, insomma, esattamente. Tutta storia questa, mi sembra un complotto, lo deciderei un complotto, insomma. Questa. Tutto sommato credo che tu possa, no, ecco, ritenerli sufficienti per opporsi a Pegolo, Gazzolla, Antei, Cannavaro, Longhi, Kisba, Magnanelli, Ziegler, Masucci, Zaza e Floro Flores, non so. Lo so, però ci hanno motivazioni gigantesche. E questo è vero, questo è vero, perché e sono questi, a 28. Anche perché il Bologna punti. Ha perso, se non sbaglio, quindi per loro il punticino sarebbe la salvezza. Insomma, quindi... In questo momento sì, perché sono pari al Bologna in terz'ultima posizione. Quindi potete fare la gufata alla grande, il punticino c'è tutto. Ma chi te pensa? Ma chi ti pensa? Te a Parruccone qua e a tutta la compagnia cantante, ma non ci pensiamo proprio, guarda. Cioè, mi raccomando, allora siate neutrali e tifate per il bel calcio. Se tifate per il bel calcio vince la Juventus. Se ti chiamo il Beccaccio, cioè non vince il Sassuolo, insomma, mi pare ovvio, no? Credo, okay. Insomma, in Italia funziona. Aspetta, così. Però, perché se ho ritratto tutto, perdonami, perché però quando erano stati ammoniti tutti e due, erano già saltato il turno precedente. Ah, perché noi manchiamo da 10, mi dovete perdonare, noi manchiamo da 10 giorni, quindi è tutto quindi quanto molto turnover. Dietro. Quindi in realtà sono disponibili Bonucci e Ligsteiner, ho detto una fesseria e sono in panchina. E noi mettiamo in campo, no, vai. La previsione, poi magari Conte stasera ti ha fatto male lì, Come diresti tu, scandalo, la Juve non mette la formazione. Agghiaggiante, io direi che agghiaggiante. Dovrebbe lamentarsi il Bologna secondo il metro di Garcia adesso, insomma, no? Sì, no, perché noi abbiamo saltato una giornata, quindi mannaggia, di diretta, per questo mi ricordavo male. Come si dimostrano le cose proprio. Adesso il Bologna, quindi Pioli può dire, oh, ma che è sta cosa, è bruttissimo. Una cosa, aiutini al Bologna. Ma cosa? Ma che stai dicendo? La logica del metodo di Garcia. Ma scusa, ma se insomma, allora Antonio Conte ha 90 punti, no? Il Sassuolo ne ha 28, deve giocarsi una semifinale di ritorno in cui sta rischiando di uscire, quindi pensa tu Rosica, quello che cascano tutti i capelli un'altra volta, tutto l'istituto Juve, di capito, di implantologia del mondo deve ritirare su, perché gli casca tutto se perde questa Europa, cioè questa Coppa d'Europa, questa come cacchio si chiama, Europa League, quindi è ovvio che tenga i migliori fuori, poi se dovesse essere necessario li ficcherà dentro, tanti cambi ce li ha a disposizione. Non capito. Cioè da parte di chi ha il braccio, quindi, così forte fa, è normale, se lo no? fa il tecnico del Livorno perché c'è una partita importante la settimana dopo è trucco.
fa. Ma tu stai scherzando? Fa... tu sei veramente juventino nel cervello, guarda, ma non ci arrivi. Allora, cioè, logica, è incredibile. È logica. Ma incredibile. O sono tutti e due comportamenti scorretti, o forse... Ma non è scorretto, è antisportivo, insomma. Mario. Ma lui è antisportivo. Ma scusami, ma tu hai una squadra che ha due formazioni, se metti un sostituto si presume che sia bravo, non dico quanto, ma altrettanto di quello che manca. Contro, ma contro uno che c'ha 28 punti, è quello che c'ha 28 punti che deve sempre mettere il braccio di ferro. Sono sempre gli interessi quelli che contano. Il contesto è il Bologna, li vedo analoghi all'interesse. Allora facciamo Roma, così, insomma, quindi... visto che tu vedi tutto analogo, analogamente ti dico che come il Livorno a questo punto ha meritato poi dopo di perdere contro il Chievo tutte meritano di uscire in Europa. Allora facciamo così. Così facciamo una settimana di quelle belle, aiutamenti belle. No, stessa con la tua, che sì. Passiamo alla, alla con la Macumba. Io ti sto facendo delle considerazioni. Tu vuoi prendere sempre il lato, no, che ti farà te con i bambini di tre anni. È una cosa terrificante. Sì, vabbè, ciao. Le cose hanno la loro direzione razionale. Ma diciamo, perché tu sei proprio, tu sei noioso. Sei quadrato, capito? Vero, noioso, vero, vai su questi due binari che poi scegli tu che siano quelli lo corretti. Lo ammetto, lo ammetto. Sono razionale. E io ti porto un po' di creatività, sennò pensa che noia. Vabbè, tra pochissimo devo andare a 1 mattina, quindi vi saluto. Ti salutiamo. Un bacio e mi raccomando, forza Juve stasera. Ci sentiamo domani dalle 8 e qualche minuto. Ci sentiamo o ci vediamo? Ci sei tu? Ci vediamo. Ah, bene, molto bene. Buona mattina. L'allenatore del Bologna è Ballardini, no Pioli. Ecco, perfetto. A Vialbenese 38, domani alle 8 e qualche minuto. Baci a tutta Radio Yes. Ciao. Comunque, ecco, diciamo che questo qua è un po' il sunto, il piglio non poteva essere diverso, vedremo domattina a seconda del risultato, insomma, con che umore arriverà, suppongo buono, perché non credo che il Sassuolo possa opporsi in nessun modo a questa Juventus, ma lo scopriremo questa sera. Nel frattempo noi incontriamo la viabilità, rientriamo tra qualche minuto, andiamo avanti affrontando anche raccontandovi un po' i campionati esteri. Aspettando il gol.